siamo di nuovo qui in... Aspetta, riparto. Amici sportivi di Video Nola, riprendiamo le trasmissioni dal centro sportivo Maracanà per la finale del trofeo Jack Cup, kermesse dicembrina. Il primo tempo di questa finale si è concluso col punteggio di 1-0 a favore dell'Atletico Madrid contro il Trabzonspor. Tornano a manovrare i turchi, in questo caso con Papa. Primo tempo dei grandi contenuti agonistici, intanto Di Lauro prova ancora a mettere in difficoltà gli avversari mentre si alza il vento freddo. Ed arriva un fischio arbitrale, mentre si torna, attenzione, qualche problema, mentre Di Lauro qui ha provato il tiro ma ha centrato un legno. Qualche problemino tecnico, sì, ci siamo, perfetto. Mazzocchi per Napolitano, spampanato, serve di nuovo Napolitano, dall'altra parte c'è la corrente Mazzocchi, Napolitano, il tiro ed arriva il 2-0, un fulmine a ciel sereno, il fendente di Napolitano che porta sul provvisorio 2-0 l'Atletico Madrid. I colchoneros raddoppiano contro il Trabzonspor che è partito voglioso, ma complice anche il clima, non è riuscito a proporre un gioco efficace. Torna a manovrare Jovino, palla al piede ai turchi, ancora capitano Jovino, prova a servire Di Lauro, sta gettando il cuore oltre l'ostacolo pur di tenere a galla i suoi, ma non arriva il primo gol del Trab. In questo caso spampanato, si oppone bene Papa, ancora Papa contro spampanato, 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 viene tirato giù da Tocchia, esordito al fischio d'inizio della ripresa. Intanto Napolitano affrontato da Papa, parte il Trab, ancora Papa e di giustezza di mezza le distanze, contropiede stavolta letale del Trabzonspor che si riporta sotto di una lunghezza. Atletico 2, Trabzonspor 1. Accorciano le distanze i turchi mentre torna a manovrare l'Atletico con Mazzocchi e arriva la segnatura dell'esterno numero 11. Erano ancora impegnati a festeggiare i calcettisti bianco granata e tornano a due lunghezze di distanza, ricacciati sul provvisorio 3-1. Capitano Jovino prova a strigliare i suoi autori di una disattenzione colossale, costata carissima. Ancora Jovino pensa al tiro, tiene la palla in campo, ancora Trocchia pensa anche lui al tiro, preferisce servire Di Lauro, ci sono i movimenti, Di Lauro scusate ne ha un paio addosso, ha bisogno di spazio, tira e manca di pochissimo lo specchio della porta, Casori ha battuto. Napolitano cerca una soluzione, serve Nappi, Mazzocchi, autore del terzo gol dell'Atletico, qui non riesce a suggerire bene per Napolitano, riparte il Trab con Di Lauro, la palla deviata da Nappi si spegne in un calcio d'angolo, evita Gue ben peggiore i suoi 4, il 4 dei colchoneros, Trocchia per Jovino, torna a manovrare il Trab con Di Lauro, serve Papa, cerca la triangolazione, esce bene Nappi in marcatura e arriva il fischio arbitrale ai danni dell'Atletico Madrid, riparte il Trab con Di Lauro che prova il tiro e centra il palo, clamoroso, grande fendente qui di Lauro che si stampa sul palo. Attenzione, prova ad illuminare il gioco, ancora Di Lauro ma è impreciso, riparte l'Atletico con Mazzocchi per Nappi,
è stato sfortunato in questa occasione. E prova il tiro senza tante pretese, si spegne di poco alto sopra la traversa. Jovino per Trocchia, ancora Jovino, tocco liftato, impattato di testa da Napolitano, contrasto durissimo fra Spampanato e Jovino. Trocchia, la palla per Di Lauro. Parte Di Lauro, a seguito della rimessa laterale serve Papa che tira senza pensarci due volte, ma la sfera si spegne a lato. Intanto ennesimo contrasto duro fra i due capitani, non viene ravvisata irregolarità da parte del direttore arbitrale. Spampanato, Napolitano, Nappi ce l'ha ancora sul destro, prova il tiro rimpallato da Jovino, si arrischia in proiezione offensiva. Di Lauro qui viene disinnescato da Spampanato che compie efficacemente anche la fase difensiva. Napolitano prova ad involarsi, affrontato da Papa, prova a lasciarlo sul posto, Papa non cade nei giochetti ed arriva il fischio arbitrale ai danni di Nappi, sanzionato di un fallo contro Di Lauro, battuta rapida del Trab, prova il destro ed arriva la grandissima segnatura di Di Lauro che porta il punteggio sul provvisorio 3-2. Che gol fantastico qui al centro sportivo Maracanã, il trofeo Jack, la Jack Cup continua a regalare emozioni, a riscaldare i cuori nonostante la temperatura rigidissima di stasera. Un tiro che ha letteralmente bucato le mani di Casoria e torna ad una sola lunghezza di distanza il Trabzonspor. Manovra l'Atletico, ancora Casoria, pressato da Di Lauro, un po' in bambola in questo caso la difesa dell'Atletico che ha bisogno di riprendersi prontamente. Di Lauro ha sfiorato il tocco del 3-3. Mazzocchi per Nappi, prova a far involare sulla fascia Falco, subentrato al posto di Capitan Spampanato che sta rifiatando per qualche minuto, si sistema provvisoriamente il ruolo di centrale offensivo Napolitano. Falco contro Napolitano, guadagno una rimessa laterale, no, l'arbitro corregge il suo fischio, chiama la rimessa per il Trab. Di Lauro tenta il tiro di primissima intenzione, si spegne al lato, Di Lauro sempre pericoloso quando viene lasciato solo. Napolitano contro Jovino, parte il contropiede del Trab che guadagna anche un fallo, ma qui non si concretizza in modo efficace la battuta rapida. Falco danza sulla sfera, serve Mazzocchi, tira e viene prontamente ribattuto da Trocchia. Nappi tenta l'ennesimo tiro senza tanta fortuna, conclusioni che sembrano di alleggerimento più che vere e proprie tatticizzazioni. Intanto Trocchia taglia efficacemente il fronte d'attacco, esce Casoria in pressing ma guadagna una rimessa laterale l'Atletico. Ancora Casoria, prova il calcio lungo per Napolitano, Jovino fa buona guardia, termina a terra e la palla sfila senza ulteriori problemi. Riparte il Trab, Di Lauro si allarga, viene fronteggiato da Mazzocchi che viene lasciato sul posto dal numero 10 del Trab, in questo caso conclude di sinistro, piede meno nobile di questo fantastico giocatore, e termina al lato, prova ad alleggerire l'Atletico in deficit di fiato. Ancora Di Lauro si invola, qui Mazzocchi alza la sfera ed evita guai ben peggiori dal sopraggiungere di Trocchia. Napolitano, arriva la battuta rapida e irregolare, palla all'Atletico, Casoria lunga per Napolitano, Jovino, Coriaceo, Napolitano contro Nappi, Di Lauro lascia sul posto Nappi, rimessa dal fondo, Casoria lunga per Napolitano che non riesce a trovare continuità nella sua manovra offensiva. E arriva la richiesta di time out da parte della panchina dei Colchoneros, mentre Di Lauro viene triplicato in marcatura. Trocchia taglia e si allarga,
Napolitano strappa la sfera dai piedi di Lauro, riparte in contropiede Falco, tira di primissima intenzione, buona respinta del portiere ed arriva il time out per i biancorossi sul punteggio provvisorio di 3-2 per l'Atletico Madrid. 60 secondi di pausa, di break in una serata fredda ma dove tuttavia non si sono fatte attendere le emozioni. Che spettacolo il trofeo Jack. Parte il gioco dalla rimessa laterale dell'Atletico Madrid. Casoria la spara lunga per il subentrato Spampanato, che torna ad occupare il ruolo di centrale d'attacco, mentre Napolitano, calciatore eclettico, si sposta al centro della difesa per far rifiatare Nappi. Spampanato in pressing affronta Iovino, evita il lancio lungo, si riparte da Di Lauro, in questo caso allarga per Napolitano, arriva il tiro di primissima intenzione, le richieste di calcio d'angolo del Trab non trovano accordi con l'arbitro che decreta la rimessa dal fondo. Napolitano, serve lunga per Spampanato che prova a mandare fuori giri gli avversari, in questo caso un malinteso fra Iovino e il suo estremo difensore. Falco si gira bene sulla sfera, allarga per Mazzocchi che tira di primissima intenzione, arriva il grandissimo intervento del Pipelé turco che alza sopra la sfera, sta girata a rete. Intanto Falco costretto a fare sportellate con Napolitano, guadagna l'ennesimo calcio d'angolo. Napolitano potrebbe pensare al tiro affrontato da Di Lauro, arriva alla conclusione di punta e un altro calcio d'angolo dal punto di battuta Spampanato. Tiro di Napolitano che taglia pericolosamente tutta l'area ma non si concretizza in una segnatura. Iovino, parziale sempre cristallizzato sul 3-2. Nappi cerca una soluzione di gioco mentre viene fronteggiato da Spampanato. Iovino se la sposta sul sinistro e tira in modo molto scoordinato, la conclusione si spegne altissima. Spampanato ha un controllo difettoso tradito da un rimbalzo. Riparte il Trab, larga la sfera per Nappi, il numero 11 napolitano, ma non c'è la precisione necessaria. Mentre l'Atletico torna a manovrare con Falco che manda fuori giro un paio di avversari servendo centralmente Napolitano, ma arriva la pronta chiusura, l'ennesima di Capitan Iovino, mentre arriva la rimessa laterale per i biancorossi. Napolitano di prima intenzione per Mazzocchi, ancora Napolitano che pensa al tiro, lo prova, è molto impreciso in questo caso il centrale difensivo pro tempore Di Lauro, di primissima intenzione per Nappi, palla raso terra che non trova pronto il numero 7. Si ritorna da Napolitano per Spampanato. Di Lauro prova a sfruttare il disimpegno errato di Spampanato mentre finisce a terra Iovino, tirato giù da Falco, non ci sono irregolarità. Riparte Napolitano, Spampanato si allarga, serve Napolitano, il tiro ribattuto da Nappi mentre Iovino è ancora in proiezione offensiva, ne ha due addosso, si butta
a terra ed arriva il fischio, punizione dei turchi, fallo contestato all'Atletico Madrid. Mentre gli animi tornano calmi qui al centro sportivo Maracanã, sul punto di battuta Di Lauro, pronto a e soprattutto determinato a riconquistare il punteggio di parità, in opposizione in barriera Mazzocchi e Spampanato. Il calcio di giustezza, uno schema per Nappi, ma non arriva la gloria per il numero 7 del Trab e la sfera termina a lato. Casoria, Napolitano, lungo per Mazzocchi. Napolitano fa buona guardia, qui si disimpegna Falco con grandissima eleganza e Spampanato becca un calcione dal capitano avversario. Mentre si accumulano i calciatori di ambo le formazioni sul punto di battuta, numero 3 Napolitano sul punto di battuta, mentre Di Lauro si propone in opposizione in barriera. Napolitano, il destro di giustezza, prova a piazzarla ma termina altissima la sfera. Iovino per Napolitano, si propone Nappi, Di Lauro scende a centrocampo per gestire la sfera, fronteggiato da Spampanato in profondità per Napolitano, anche in questo caso gonfia la parte sbagliata della rete. Riparte l'Atletico Madrid, costretto a subire il ritorno degli avversari. Falco intelligentissimo in questo caso, non trova pronto Casoria che spazza la bene meglio. Iovino poi la spedisce in rimessa laterale. Spampanato prova il tocco liftato per Napolitano, ma guadagna la sfera il Trabzonspor che torna a manovrare con Nappi. Cerca soluzioni di gioco Iovino, ancora per Nappi, Di Lauro tira e Casoria smanaccia al meglio delle sue possibilità, causa anche della deviazione che ha reso più pericoloso il tiro di Di Lauro. Di Lauro torna a danzare sulla sfera nonostante i calci degli avversari, libera il destro deviato da un paio di avversari. Napolitano qui gestisce la sfera e spara via più lontano possibile, rimessa laterale per i turchi. Nappi prova ad involarsi, Di Lauro non si capisce con Napolitano, torna a manovrare l'Atletico. Napolitano, Mazzocchi, arriva la rimessa laterale, Mazzocchi torna dalle parti di Casoria, gestisce il risultato il Madrid. Mazzocchi, Falco, ancora Casoria, Napolitano ne ha due addosso, cerca una soluzione, la trova in Mazzocchi che pensa al tiro senza troppi complimenti e mette al sicuro il risultato realizzando il 4-2 e la sua doppietta di giornata. Atletico Madrid 4 Trab 2, che scocca una freccia molto importante in una fase del gioco tutto sommato tranquilla. 4-2 per il Madrid, mentre Nappi ha provato a trafiggere Casoria ma la palla sibila a pochissimo dal palo destro della porta difesa dal madrileno, mentre Iovino è nervosissimo. Rimessa per il Madrid mentre
Falco spazzalla bene meglio, perfeziona un controllo approssimativo di Napolitano, torna a manovrare Di Lauro, sicuramente il più voglioso dei suoi insieme a Jovino, mentre Mazzocchi ruba la sfera, lascia sul posto Jovino e per poco non si invola per il 5-2, provvidenziale in questo caso Cagliazzo. In questo caso ora la palla per Mazzocchi, poi Falco ancora. Torna a manovrare l'Atletico, ottimo passaggio di Mazzocchi per Falco che tira senza tanti complimenti, ma non c'entra lo specchio di porta, scusate. Il freddo inizia a farsi sentire qui in postazione di commento. Nappi torna a manovrare, prova a scagliare sul sinistro, ma si alza il muro biancorosso. Di Lauro per Papa, fronteggiato efficacemente da Mazzocchi, si ritorna sempre dalle parti di Papa, qui libera, qui ruba benissimo la sfera Napolitano, arriva il calcio di Papa, la punizione a favore del Madrid, ancora Napolitano, lascia sul posto Di Lauro, prova ad involarsi e arriva il 5-2. Che grandissima azione di Napolitano, che ne lascia 3 sul posto e serve un cioccolatino per Spampanato, che non può esimersi dall'insaccare e mettere concretamente in cassaforte la Jack Cup. Al freddo del centro sportivo Maracanà, Spampanato timbra il cartellino. Il Trab adesso inizia a spegnersi concretamente, mentre Di Lauro abbandona il campo. Spampanato qui stoppato da un paio di avversari. Nappi, ancora Nappi, tenta il sinistro ma è scordinato il suo tiro. Napolitano per Casoria sul velluto, il Madrid, Falco, Napolitano, Jovino recupera un pallone prezioso, ancora Jovino, ancora Jovino, prova ad involarsi sulla fascia, Jovino fa tutto da solo, Jovino, Jovino si chiude in un angolo e la sfera si spegne in rimessa laterale. Suggerimento per Falco che taglia a favore di Mazzocchi, ma non c'è la precisione necessaria. Torna a manovrare il Trab sul 5-2. Calano, anzi crollano definitivamente le motivazioni del Trab. Nappi prova a servire Papa. Qui Papa calcia Napolitano, ed arriva il calcio di punizione, torna a manovrare il Madrid con Napolitano, serve Mazzocchi, taglia il campo per Napolitano ancora, pensa al tiro ma Jovino è efficace nella sua fase difensiva, non lo scopriamo certamente oggi, il roccioso centrale del Trab, nonché capitano dei turchi, che ha offerto la solita grandissima prestazione nonostante un punteggio sfavorevole. Mentre si avviano piano piano i titoli di coda alla Jack Cup con l'Atletico Madrid, che molto probabilmente alzerà la coppa questa gelida serata. Tanto prova ad involarsi anche Falco, arriva il calcione di Jovino che stende l'avversario pur di non far aumentare il passivo. Sul punto di battuta Spampanato. Punizione in favore dell'Atletico. Ormai non manca moltissimo alla fine di questa finalissima di Champions League. Panato pronto a trafiggere
la porta dei turchi, due uomini in opposizione, arriva il tiro, il deviazione di Cagliazzo sul palo, la palla torna in campo con Napolitano pronto a guidare il contropiede, serve Papa, ancora Papa, palla al piede, gli viene sradicata da Spampanato che libera il destro, ancora Cagliazzo presente, rimessa laterale per l'Atletico Madrid. Mazzocchi, mentre anche Nappi si avvia fuori dal campo. Napolitano per Mazzocchi, mentre protesta per un calcione subito Mazzocchi. Partita che ha ben poco da dire attualmente, mentre Aliperti prova ad involarsi, Casoria perfeziona il disimpegno scalciando la sfera alla bene meglio. Napolitano, ancora Napolitano prova ad involarsi, Napolitano, ancora Mazzocchi, Cagliazzo c'è, rimessa laterale, Mazzocchi centralmente, Papa ruba la sfera, Aliperti, torna da Iovino, Napolitano, e tornano i tiri liberi per il Trab. Tiro libero intanto per il terzo della sua gara. Si presenta Aliperti sul punto di battuta, il sinistro, Casoria c'è e si chiude così la Jack Cup. Atletico Madrid 5, Trabzonspor 2, e i biancorossi conquistano il primo trofeo stagionale. Si presenta così, anzi chiude così il 2014 l'Atletico Madrid col primo posto in classifica e la vittoria della Jack Cup. Il Napoli è avvisato, il 2015 del trofeo Jack si prospetta interessantissimo, la lotta al vertice aperta e vivace. Ricordiamo che alla 13ª giornata ci sarà lo scontro diretto in campionato tra Atletico Madrid e Napoli, ma intanto i colchoneros portano a casa il trofeo e questi sono i titoli di coda alla Jack Cup, punteggio finale di 5-2 che premia i biancorossi. Si chiude qui la nostra trasmissione, restate sintonizzati a Video Nola. Dal Centro Sportivo Maracanã è tutto, linea alla regia. Siamo qui con Giuseppe Sommese del Porto, il cosiddetto Porto B, la giovanile, l'under 21 della squadra attualmente impegnata nel trofeo Jack, che ha vinto la Jack Cup di categoria, quindi la Jack Cup dell'under 21 che fra poco verrà consegnata alle mani del calciatore Giuseppe Sommese, del presidente Patron Sommese. Un commento su questa vittoria e soprattutto sul rapporto fra cantera e prima squadra? Sì, innanzitutto comunque la vittoria è dedicata a tutto il gruppo, perché siamo stati un gruppo fantastico. Tutti i ragazzi hanno sempre dato grande disponibilità, partendo dal portiere, adattato, Rocco, lo saluto, che sua l'ultima prestazione formidabile che ci ha consentito di poter vincere il torneo. A tutti i ragazzi, Nappi, che non sono presenti, Della Pietra, Nocerino, il qui presente Aprile, che non vuole lasciare un'intervista, Aprile, non rilascio interviste, e quindi la vittoria sì, è stata del gruppo. Vittoria del gruppo, ma anche vittoria dei singoli, delle qualità dei singoli. C'è il trofeo di capocannoniere vinto da Francesco Infante, che è sempre un... Non fa parte del Porto, però comunque il ragionamento vale anche per noi in merito alle qualità dei singoli. In merito a questo c'è una giustificazione da fare, mi è stata fornita un'informazione sbagliata dall'organizzazione. E quindi direi di glissare sull'argomento e consegnare a Patron Sommese la Coppa Jack Cup Under 21,
Centro Sportivo Maracanà, il primo trofeo stagionale, un applauso per il Porto. Madonna mia. Ringrazio ancora tutti qui presenti e ci auguriamo di partecipare e vincerla anche l'anno prossimo. Grazie Patron Sommese e a tra poco per le premiazioni della Jack Cup, la finale che si è tenuta stasera fra Trabzonspor e Atletico Madrid. Aspettiamo i Colchoneros che alzeranno il trofeo della Jack Cup a tra pochissimo. Siamo qui con Francesco Infante, calciatore dell'Inter Under 21 che ha conseguito un importante successo personale, il titolo di capocannoniere e ha contribuito alla buona figura dell'Inter. Notizia recente, verrà anche ingaggiato dalla prima squadra dall'Inter attualmente impegnata nel trofeo Jack. Un commento su questo tuo trofeo Under 21? Abbiamo fatto un ottimo gioco, ottime partite, però in finale abbiamo sbagliato alcune cose, però va bene così. Magari aiuterai l'Inter di Patron Scafuro a risalire la classifica, sono attualmente al penultimo posto con solo i 4 punti raccolti nelle prime 9 partite. Spero di fare bene anche nella prima squadra e grazie a loro credo di fare di più anche lì. E nell'attesa della ripresa ufficiale del trofeo Jack prevista per gennaio consegniamo a Francesco Infante il trofeo capocannoniere della Jack Cup Under 21. Un forte applauso per Francesco Infante e dei ringraziamenti riguardo a questa vittoria. Ringrazio tutto lo staff e soprattutto la mia squadra e il mister. Perfetto, grazie Francesco, a dopo. Siamo qui con Luigi Iovino, tesserato del Napoli, un Napoli che ha ben figurato giungendo in semifinale ma è arrivata la sconfitta contro l'Atletico per quanto concerne la Jack Cup. Un commento su questo percorso e soprattutto sul fatto che sei qui per alzare al cielo, comunque ricevere un importante trofeo personale. Sì, è un bellissimo trofeo al quale puntavo di vincere. Per quanto riguarda la partita contro l'Atletico, è stata una bella partita che abbiamo perso negli ultimi minuti. Tra noi e l'Atletico c'è quasi lo stesso livello, quindi sono episodi che poi alla fine contano. E stasera i biancorossi hanno lanciato un forte segnale in vista dello scontro diretto previsto per la 13ª giornata, quindi questa situazione di parità in alta classifica è destinata in un modo o nell'altro a terminare. Sì, infatti avremo subito la rivincita ed è un fattore importantissimo per noi perché l'avevamo presa un po' sotto gamba. Avremo subito questo banco di prova che determinerà proprio la capolista in assoluto, quindi sarà una bella partita. E in attesa della ripresa ufficiale del trofeo Jack consegniamo il trofeo di capocannoniere della Jack Cup, Iovino del Napoli. Ringraziamenti alla squadra e spero di vincere il campionato. Perfetto, grazie a te. E fra gli applausi dei presenti degli infreddoliti infreddoliti, ormai il freddo fa macelli qui al Centro Sportivo Maracanà, sono circondato dalla marea biancorossa dell'Atletico Madrid che sono felicissimi per questa vittoria della Jack Cup maturata ai danni del Trabzonspor. Massimo rispetto ai nostri amici. E direi che sia il caso di un paio di parole, di una dichiarazione a caldo di Patron Nappi per questa vittoria giunta in finale infuocata nonostante la temperatura. Eh sì, è stata una bella partita contro i nostri amici del Trab, il quale sottolineo che dopo ci andiamo a mangiare un panino insieme, signor Iovin. Allora non andiamo a mangiare un panino insieme, signor Iovin. Niente, è stata una bella partita, decisa un po' da qualche episodio sfavorevole da parte loro. L'unico nostro rimpianto è non aver avuto in campo il nostro caro amico Danesh Pammanato, però non vi preoccupate che a breve lo recuperiamo e ve lo riproponiamo. Il 2014 si chiude con un successo, con una coppa, e il 2015 si aprirà col forte dualismo contro il Napoli. È arrivato un segnale forte in semifinale con la vittoria dell'Atletico Madrid e alla 13ª giornata c'è lo scontro diretto. Come si preparano i biancorossi in vista di questo importantissimo, se non proprio cruciale, appuntamento stagionale? Il segnale è stato forte, sarà ancora più forte la risposta secondo me al segnale. Noi siamo qua, ci è andata bene nella Jack Cup, noi questo volevamo vincere, l'abbiamo vinto, siamo appagati, il resto lo lasciamo a loro, noi ci accontentiamo di poco.
E direi che sia il caso di consegnare la Coppa, la Jack Cup, all'Atletico Madrid, che provvederà ad alzare il trofeo. Oh!